Siamo ad Urbino nell'ambito del Festival del Pensiero Plurale, questa sera con noi il grande mecenate Antonio Presti e nell'ambito del convegno La Politica della Bellezza. Sappiamo tutti che Presti è un artista, mecenate, operatore culturale che ha capovolto il modo di presentare l'arte contemporanea in Sicilia. Da più di 30 anni offre visibilità all'arte contemporanea con la sua fondazione Fiumara d'Arte, ha disseminato d'opere monumentali in Ebrodi con la land art più vasta d'Europa, ha costruito un albergo museo, l'Atelier sul Mare, dove i visitatori possono abitare l'opera d'arte. Mille altre iniziative hanno punteggiato la sua Sicilia, dal chilometro di tela al coinvolgimento dei massimi poeti italiani, sui treni, nelle scuole, nelle piazze. Al lavoro di rammendo delle periferie con la sua azione monumentale nel quartiere Librino di Catania. La prima domanda è sul progetto di Taormina, di grande attualità, visto che da pochi giorni ha avuto il permesso delle amministrazioni di risanare un vecchio villaggio turistico. Qual è il suo progetto per quest'area? Questo è uno dei luoghi più belli, incantati della baia di Taormina, della baia di Mazzarò. Di proprietà prima della regione siciliana, oggi della città metropolitana, un luogo di quella bellezza universale che è stato negato per oltre 50 anni alla fruizione del pubblico, perché in questo luogo si è scelto in questi 50 anni di far vincere sempre l'interesse privato, speculativo, la realizzazione di un grande albergo magari a 8 stelle, di non preoccuparsi minimamente anche di quella questione dell'essere paesaggio, ecco, di quell'amore, di quel cuore, di quella cura. E allora da più di 50 anni tutta questa diatriba non ha fatto altro che far morire questo luogo e consegnarlo all'oblio. Allora aver donato alla città metropolitana la disponibilità in nome dell'arte con la mia fondazione, ecco, la possibilità di restituire a quel luogo l'anima della bellezza, che non solo è la trasformazione in nome dell'arte, anche questi spazi della fruizione, quella fruizione turistica, possono essere anche qui riconsegnati a una bellezza universale di sentirsi sempre figlio di quell'essere opera. Allora qui il pubblico un domani non guarderà il quadro, la scultura, l'installazione, ma si sentirà universalmente far parte di quell'essere opera che solo il tuo universale ti restituisce sempre. E allora se tutti questi luoghi, questi spazi vengono convertiti e trasformati con la bellezza, sicuramente anche le rocce a Taormina potranno essere consegnati al futuro come bene comune, perché oggi forse la nostra società contemporanea, che è asservita a quel consumismo, a quel possesso, a quell'apparire e che ha dimenticato il senso etico della res pubblica, che è il bene comune, è il più grande bene comune di una democrazia, è la conoscenza, è la cultura. E allora le rocce potranno affrontare questo dibattito realizzandosi e soprattutto affrontando anche dei temi di costruzione, perché io, oltre ai grandi artisti, mi farà piacere costruire questi spazi, questi sono dei piccoli bungalow, anche costruirli con materiali organici. Quando mi riferisco ai materiali organici mi riferisco alla paglia, al fango, alla terracotta, quindi non uno strutturale cementizio, ma uno strutturale spirituale, dove anche la materia con la quale l'artista si dovrà misurare e confrontare sarà una materia organica, una materia che deve restituire anima a quella forma, che dovrà avere la sua animosità, soprattutto prendendo forma e corpo rispetto alla struttura organica del territorio. Quindi un lavoro non tanto di quella bioarchitettura che oggi si sente tanto parlare, ma di quel voler restituire una forma a un'anima universale di quell'essere terra e di quell'essere grande madre. Quindi restituire una forma di bellezza e di dignità anche per la collettività che vive il luogo e insiste su quel luogo. Sì, 50 anni c'è stato un potere, quello del denaro, quello dell'interesse, quello della speculazione, che lo ha negato al bene comune.
Oggi l'arte ritorna in questo luogo, l'arte soprattutto col suo impegno civile, il suo impegno etico, e restituisce invece l'anima a quel luogo, che non sarà soltanto la bellezza di quell'essere forma, di quell'essere estetica, ma sarà una bellezza di essere condivisa, di ritornare al bene comune di uno Stato che senza il suo essere popolo di dignità e di affermazione anche di militanze, perché questo delle Rocce a Taormina è un lavoro di grande militanza anche politica, culturale, che sicuramente anche attraverso l'arte è uno dei luoghi più famosi nel mondo, ecco, può assumere un suo valore di presidio etico ed estetico. L'arte contemporanea pone di fronte a numerose problematiche relative alla sua conservazione. Una buona conservazione prevede una società civile che ami l'arte come bene comune. Cosa significa per lei fare conservazione e come vengono oggi tutelate le opere presenti a Fiumara d'Arte? Le opere della Fiumara hanno avuto un percorso abbastanza travagliato in questi ultimi 40 anni, perché prima io l'ho dovuto difendere da un attacco scellerato di uno Stato che invece di accettare il dono l'ha messo in discussione, addirittura intimando la demolizione di tutte le sculture. Quindi io in una prima istanza ho dovuto difendere questo patrimonio da quello stesso Stato al quale io ho donato la mia vita. Sembra un ossimero, ma è la realtà. Dopo tutti i processi fino alla Cassazione, dopo i processi, dopo che sono passati 20 anni, e adesso il problema poi della Fiumara era come consegnarla al futuro, anche in nome di quella conservazione che non deve trovare soltanto la sua anima nella materia, nelle problematiche chimiche o fisiche, ma deve trovare senso di futuro nell'educazione anche a un nuovo pubblico. Un'opera, quando viene conservata, deve essere sempre consegnata alla propria contemporaneità. E il nemico più grande di questa nostra contemporaneità è l'ignoranza, e l'ignoranza anche di nuove generazioni che forse magari non guarderanno più un tempio greco o un'opera contemporanea come scultura, come opera, ma per loro magari l'opera può essere il McDonald's di turno. E quindi ricontattare le nuove generazioni e restituire anche attraverso questi processi conservativi una nuova memoria contemporanea è sicuramente un dovere di quell'essere conservazione. Una conservazione che non deve conservare la mummia di se stesso, ma deve essere una conservazione che rigenera sempre bellezza, e la bellezza si può rigenerare soltanto se si contattano le nuove generazioni, e in nome dell'educazione bisogna consegnare la conoscenza. La conoscenza, non dimentichiamolo, è il più grande potere che l'uomo ha a disposizione, e quando penso alla conoscenza non penso soltanto alla conoscenza dell'arte, ma penso anche alla conoscenza della vita, del senso, del valore dell'essere vita e di essere in questa vita. E la conoscenza è il potere più grande, più potente che l'uomo ha a disposizione, perché più la consegniamo e più lei aumenta. E per consegnare conoscenza non c'è bisogno di soldi, c'è bisogno soltanto di cuore. Quindi se noi ritorniamo a essere padri e madri, figli e uomini e donne, che vogliamo e vogliamo ancora consegnare conoscenza, fino a quando c'è un uomo che consegna conoscenza c'è futuro. E questo è il grande potere dell'arte e della cultura, che non deve dimenticare mai: consegnare sempre conoscenza. È una trasmissione di valori in fieri, in continuo divenire, visto che siamo purtroppo in un'epoca in cui di valori ne stanno rimanendo pochi e ci si abbrutisce sempre di più e ci si uniforma sempre di più. Non bisogna, soprattutto per le nuove generazioni, affermare questi principi, perché questi principi portano alla distruzione definitiva di quel valore. Bisogna dire alle nuove generazioni, che ha in maniera chiara e anche autorevole, soprattutto per la propria libertà, perché altrimenti saranno nuove generazioni schiavizzate attraverso gli strumenti dell'ignoranza, della sottomissione, che il futuro, ecco, delle nuove generazioni, se non mettiamo questa conoscenza, questa cultura, non possiamo più coniugare la parola futuro, non possiamo più coniugare la parola democrazia, non possiamo più parlare di costituzione, ma dobbiamo parlare soltanto di un potere asservito a una dittatura del consumo e soprattutto a una dittatura di internet, che attraverso questi strumenti delle nuove tecnologie stanno educando le nuove generazioni a un controllo di massa senza nessuna reazione.
Quindi voi giovani vi dovete ribellare a questa dittatura e non pensare che il telefonino sia il futuro. Il telefonino è la dittatura del futuro, è la morte dell'anima. I ragazzi, i giovani si devono parlare, si devono guardare negli occhi, si devono fare una carezza, si devono amare. È quell'amare che ritorna l'amore universale di quell'essere società. Parliamo adesso del senso delle periferie, dell'importanza della riqualificazione degli spazi in degrado come recupero della dignità delle coscienze. Il progetto Terzocchio al Librino ha creato consapevolezza nel senso civile? Certo, una consapevolezza che nasce da una semina che io ho fatto da più di 15 anni nel mondo della scuola. Al Librino, pensate, ci sono 10.000 bambini, scuole medie e elementari, quindi noi abbiamo ogni 8 anni in una periferia come Librino, secondo come li formi, secondo come li educhi, possono essere delle intere generazioni che possono essere un problema per la società o addirittura diventare invece una grande risorsa. Ma cosa si può fare in queste periferie della contemporaneità? L'approccio di quella politica sociale scellerata, figlia di una politica che esercita il suo potere nel mantenere schiavi sottomessi 100.000 persone soltanto per una questione di 100.000 voti che il potere di turno può acquistare a 30 euro o con un pacco di pasta rispetto alle esigenze di una famiglia povera. Allora a questo sistema che ha generato questi luoghi per esercitare un potere sulla necessità, sulla sottomissione, ci deve essere un altro potere, che è quello dell'animo, quello della cultura, della conoscenza, che deve restituire la libertà dal valore della conoscenza e non del recupero. Le periferie d'Italia e le periferie del mondo non devono essere recuperate. Le periferie, le cosiddette periferie del mondo, devono diventare centro non rispetto alla città che le ha generate, ma devono diventare centro rispetto all'universo, che sicuramente non lo guarda con l'occhio di quell'essere periferia, ma guarda questi luoghi con gli occhi della bellezza. Allora educare questi bambini alla conoscenza, al fare arte, a restituire un percorso di trasformazione all'interno della propria comunità con i percorsi che noi abbiamo fatto. Noi abbiamo realizzato una bellissima porta della bellezza che da 7 anni questa porta, condivisa con 2.000 mamme e 2.000 bambini, non è stata toccata, anzi viene rispettata e amata dal quartiere. Allora la bellezza non solo educa, ma restituisce quell'anima, quel cuore a un luogo dove sicuramente in nome di quel mancamento l'anima e il cuore è stato offeso. Quindi in questi luoghi più che mai non bisogna affrontare il cambiamento partendo dalla materia, ma bisogna affrontare il cambiamento partendo dall'anima, dal cuore. La semina, quando è una vera semina, è una giusta semina e nelle periferie si può applicare attraverso la conoscenza, quella semina vuole sempre come raccolto altra semina. Quindi semina per semina, seminare per seminare, questo è il raccolto che gli artisti utopici possono restituire a questi luoghi di mancamento, luoghi dell'utopia. Come io dico sempre, utopia non è ciò che non si può realizzare, è ciò che un sistema non vuole che si realizzi. Perché andare in una periferia come Librino e restituire diritto e dignità alla cittadinanza attraverso la conoscenza in una prima istanza può sembrare un progetto utopico, quando è reale, è importante e vitale restituire l'anima a questi 10.000 bambini di turno. E allora 10.000 bambini ogni 8 anni che vengono contattati, che vengono consegnati alla bellezza, che hanno vissuto emozionalmente un processo maieutico universale, ecco, questa maieutica universale sicuramente non ci sarà nessun potere di turno che potrà oscurarla o fermarla, perché quando la bellezza si manifesta per tutti. Questa è la manifestazione della bellezza e questo è il grande potere della bellezza nel suo manifestarsi. Bellezza democratica universale che restituisce diritto alla cittadinanza e che restituisce libertà a un popolo che non vuole essere schiavo con la sua essere ignorante. E una parte fondamentale del progetto sul Librino ha coinvolto la cittadinanza, ma soprattutto le famiglie che hanno aperto le loro case, l'hanno fatto ben volentieri, proprio per manifestare questa condivisione con il suo progetto e con questa volontà di recuperare e rigenerare il senso della loro identità civile. E questa è la grande vittoria anche politica, ecco, della politica della bellezza. La politica della bellezza è una politica che non cerca voti, ma vuole devoti.
vuol dire devoti alla bellezza, e la parola devozione è destrutturizzante rispetto all'istanza di quella richiesta del voto. Il voto tu lo dai per schiavitù, la devozione la restituisci per libertà. E quando la politica è della bellezza, la devozione è per la bellezza. E questo deve essere il futuro di qualunque società contemporanea e di qualunque società democratica. Chiudo con l'ultima domanda, quindi Antonio Presti, quale futuro vede lei per l'arte pubblica in Sicilia e qual è il messaggio da lanciare per l'arte in rapporto alla sua funzione sociale? Bisogna destrutturizzare anche un sistema dell'arte che non ha più motivo di esistere. Ci sono delle nuove generazioni sia di artisti ma anche di professionisti che si avvicinano all'arte contemporanea. Ecco, tutto ciò che noi abbiamo vissuto, anche la mia generazione, come sistema dell'arte negli anni 80 e negli anni 90, ecco, questo non è più un modo contemporaneo oggi di restituire il futuro, di restituire arte. L'arte deve avere sempre un suo valore di contemporaneità, quindi anche le nuove generazioni, dagli storici dell'arte agli artisti, di quell'essere sistema dell'arte, non devono cancellare qualunque memoria, perché l'arte, l'artista, appena si imbriglia in qualunque sistema, non è più artista, non manifesta più la bellezza, ma fa parte soltanto di uno star system, di una lobby di potere che parla solo di soldi, di potere, di direttori, di organizzazioni, di istituzioni asservite anche lì al potere del consumo. L'arte e gli artisti non devono essere un sistema. L'arte e l'artista deve essere utopista e rivoluzionario. Tutto ciò che fa parte del sistema all'artista non gli deve interessare. Ma dice, ma io muoio di fame. Meglio morire di fame che vendere un quadro o un'opera a truffa, 10 milioni, 20 milioni. Si parla soltanto di queste truffe dell'arte, di questa mistificazione dell'arte. L'arte, la moneta dell'arte non è il denaro, è l'anima. E l'artista, quando serve l'anima della bellezza, non può possedere quel denaro per innocenza utopica. Quindi quando ci svegliamo quella mattina che non abbiamo i soldi come artisti, dobbiamo soltanto ringraziare, paradossalmente, dobbiamo ringraziare perché ancora la nostra anima serve la bellezza e non serve il denaro. Meglio morire ringraziando perché la tua anima non è stata toccata dal potere del denaro che morire svenduta al potere di turno e offesa in una prostituzione dell'anima che dopo una creatura, una cosa, dice sempre all'altra questo sei tu e tu puoi essere figlia della bellezza se la tua anima ha servito la bellezza e chi serve la bellezza non può servire il denaro. Questo dobbiamo ricordarcelo come innocenza e come visione utopica della nostra vita. Bene, noi ringraziamo Antonio Presti per essere stato qui con noi stasera e da Urbino è tutto.